quando da lontano la vedo scendere da una macchina, avvicinarsi a un'altra macchina e sfregiarla con un taglierino. Poi, non contenta che ha fatto, si è tolta una scarpa e col tacca spillo ha rotto lo specchietto laterale. Cioè, con una così, che fai? Che fai? O la odi immediatamente o la ami. Ecco, io l'ho adorata. Belle scarpe, eh? Ma cosa? Certo, vedo che hai già fatto la conoscenza di Alba Brunetti, la figlia dell'ingegnere, la nostra nuova socia in affari. Alba, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bene, bene. Hai già conosciuto mia madre? No. Vieni che te la presento. Mamma è più uomo da pazzi Nicola. Nicola è fondatore dell'azienda. Il fratello di mio marito. È quello che ha creato il pastificio. Era un uomo sensibile. La sensibile. Come i miei nipoti. Tutti e due. Per il corso, mano nella mano davanti a tutti. Fare tutto alla luce del sole. E invece sai cosa piacerebbe a me? A me piacerebbe che tu mi liberassi della tua presenza. Adesso tu te ne vai in camera tua e svuoti tutto quello che hai nelle tasche. Le chiavi della macchina, le chiavi di casa. Se stai tranquillo. Addirittura non muori, l'ha detto anche il dottore. Ma come faccio a star tranquillo dopo quello che è successo? Ma perché ti agiti dopo quello che hai combinato? Io? Tu come cameriera avevi l'obbligo di starti zitta se scopro che hai detto qualcosa, ti licenzio con giusta causa. Ma io non ho detto niente. Ma sta zitta, che t'ho visto che stavi lì che giuciavi con la signora Ferrara. Non è vero. E vi volevo ricordare che il mese prossimo mio figlio Luigi si sposa con Caterina e faremo una grande festa. Glielo volevo dire ad Antonio, erano tanto amici quando andavano a scuola con Luigi. Ah, sono così contenta. I figli maschi quando si sposano. No, di che hai paura? Non certo di quello che capiterà a tuo figlio se incontrerà solo gente come.